Buonasera a tutti i telespettatori dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Larga convergenza nell'aula del Consiglio regionale per l'approvazione della mozione per la costituzione di un tavolo tecnico consultivo permanente composto da esperti qualificati e da studiosi sull'attuazione del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Importante l'anticipazione dei 25 miliardi, la possibilità quindi di vedere partire subito progetti che chiaramente i primi sono quelli a cui ha dato a livello di priorità il governo e sarà un po' il governo a sceglierlo. Spesso viene considerato il PNR come qualcosa da dividere per 20, per le 20 regioni, nulla di più sbagliato. L'approccio con cui l'autorevolezza del Presidente Draghi si è rivolto all'Europa è l'autorevolezza di un capo di Stato che naturalmente avrà tutta l'applicazione nell'indirizzare per il meglio quello che sarà già la prima anticipazione e quindi i primi progetti. Quindi va vissuto in chiave nazionale e in chiave nazionale l'importante è che la Presidenza del Consiglio scelga subito i progetti giusti per essere credibili con l'Europa e questo significa progetti cantierabili da subito perché siano completati entro il 2026. Noi abbiamo presentato questa mozione chiedendo che venga costituito presso la Giunta un gruppo di alto profilo anche scientifico in grado di supportare quella che sarà l'azione dell'unità di missione del gruppo di coordinamento che avevamo chiesto essere realizzato già con una mozione dell'8 di giugno. Questo perché il PNRR sarà una grande opportunità per la Toscana e a questo si affiancheranno anche le risorse della programmazione ordinaria del 2021-2027. Quindi occorre che di fronte a queste opportunità la Toscana sia coesa, sia unita, sia coordinata nel presentare una proposta che sia coerente con le missioni che indica l'Europa, quindi quella della transizione verso un'economia più ecologica, del superamento delle differenze tra territori e tra genere, di uno sviluppo sostenibile, di una maggiore coesione sociale. Mi fa piacere che l'Aula abbia accolto la proposta che ho sottoposto alle altre forze politiche, perché ovviamente la progettualità possa nascere dal basso, possa essere un progetto e progetti diciamo condivisi da soggetti pubblici e privati, ma una coprogettualità che faccia partecipi della Regione Toscana delle esigenze dei territori, al cospetto anche ovviamente di una politica nazionale che sarà quella che poi alla fine definirà le progettualità finale, tempi ed esecuzione, quindi una discussione che entra nel merito. Io lo definisco un piccolo capolavoro perché siamo riusciti a trovare la sintesi su un atto fondamentale per noi, ovvero quello della necessità di mettere in piedi finalmente quella cabina di regia, quell'unità di coordinamento che da troppo tempo attendiamo. Ieri il nostro Presidente del Consiglio Draghi ha incontrato la Presidente von der Leyen. Siamo davvero nell'imminenza di una sfida storica che deve però vedere anche la Regione Toscana preparata. Ora toccherà alla Giunta dare attuazione subito, immediatamente, a quelli che sono degli indirizzi chiari del Consiglio. Il Consiglio certamente rivendica il suo ruolo di stimolo e anche di informazione perché sarà essenziale puntare su un coordinamento in questo momento proprio tra Giunta, Consiglio, ma soprattutto il coinvolgimento degli enti locali e di tutte quelle associazioni, di tutte quelle professionalità che possono essere di supporto in un momento cruciale per questa regione, dove queste risorse, quelle che arriveranno e che saranno incanalate nei bandi, dovranno essere spese bene, spese in modo efficace, affinché appunto questa sfida storica possa essere portata a termine davvero. Ci trovo soddisfatti perché il Consiglio regionale ha recepito quella che è stata la richiesta di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia fin da subito ha denunciato un'anomalia in quello che veniva chiesto. Oggi sia la maggioranza sia la minoranza chiedevano l'apertura di un nuovo tavolo di confronto sulla gestione dei fondi che arriveranno in Regione Toscana, la creazione di una cabina di regia per decidere su come spendere questi soldi. Mancava, a nostro modo di vedere, il coinvolgimento del Consiglio regionale.
Noi abbiamo chiesto a gran voce che venisse coinvolta, abbiamo presentato degli emendamenti che sono stati recepiti e il fatto che la maggioranza abbia recepito le indicazioni di Fratelli d'Italia fa presagire che ci sia la volontà di quantomeno ci sia una volontà di dialogo. Questo perché noi rivendichiamo il ruolo della politica. In Toscana stanno per arrivare tantissimi soldi, 760 miliardi di euro, oltre la metà andranno restituiti. Quindi sulle spalle nostre, che siamo i rappresentanti dei cittadini, i cittadini hanno eletto noi per stare a rappresentarli in Consiglio regionale, vi è una responsabilità tale da impegnare non noi, ma tre generazioni dopo la nostra. La PDL 44, che modifica la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale, tornerà in aula il prossimo 6 luglio dopo un ulteriore passaggio in commissione per sistemare alcuni rilievi posti dalla Corte dei Conti. La nota legge sul personale di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni è tornata, dopo essere stata proposta all'aula, in commissione. Quella legge infatti contiene prevalentemente, se non esclusivamente, aspetti che sono relativi ad alcune osservazioni che la Corte dei Conti ha fatto in occasione dell'ultimo giudizio di parifica alla Regione Toscana, ed era preciso intendimento da parte mia come Presidente di Commissione e anche da parte del gruppo del Partito Democratico quello di fare una legge che esclusivamente recepisse quelle indicazioni. Per questo nei lavori della Commissione da me presieduta sono stati votati alcuni emendamenti a mia firma che hanno tolto tutte quelle parti di questa legge che non erano relativi ad aspetti richiesti dalla Corte dei Conti. Tuttavia sono emersi ulteriori rilievi da parte della Corte dei Conti, rilievi che sono stati trasmessi informalmente ai competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta e che si dovranno tradurre in ulteriori emendamenti da apportare a quella legge. Siccome ho richiesto come Presidente di Commissione su questa legge che ci fosse un'attenzione particolare sia al contenuto sia alla procedura da rispettare, concordemente tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale hanno espresso il desiderio che quella legge tornasse in commissione per la valutazione di questi ulteriori rilievi avanzati dalla Corte dei Conti. Noi siamo convinti che questa legge vada approvata, vedo forte resistenza nelle altre forze politiche, noi continuiamo la nostra battaglia e rivendichiamo l'autonomia della politica al cospetto delle funzioni dirigenziali, dove la politica deve raggiungere la propria funzione, farsi supportare dalla tecnica, ma mai essere subalterna a questo aspetto. Quindi noi siamo convinti delle nostre proposte, la battaglia proseguirà in prima commissione e noi lavoreremo come forza politica per fare in modo che nel prossimo Consiglio regionale, senza ulteriori rinvii, quella norma venga approvata così come noi l'abbiamo concepita, che è in sintonia totale con il nostro Presidente Eugenio Giani, per come la proposta, infatti, a noi convince, è arrivata in Consiglio regionale. Noi ci siamo sempre approcciati a questo provvedimento con un principio. Occorre indubbiamente conformarsi a quelle che sono le prescrizioni della Corte dei Conti, l'argomento è un argomento prettamente tecnico che in realtà si esaurisce in un adeguamento normativo. Quindi noi su questo siamo molto chiari, prendiamoci tutto il tempo che è necessario prendere, però arriviamo a trovare una quadra che sia però strettamente legata alla conformazione alla normativa della Corte dei Conti, a ciò che ci impone l'indirizzo della Corte dei Conti. Quindi noi fino dall'inizio eravamo perplessi su una proposta di legge che ormai è da fine anno scorso che viene portata all'attenzione dei commissari. Però è una proposta di legge che a nostro avviso non può ricomprendere tutta una varietà di aspetti che sono totalmente superflui rispetto a quello che è lo scopo che invece deve avere questa proposta, cioè un adeguamento. In realtà questa legge ha portato anche a una bagarre tutta interna al Partito Democratico tra il Presidente Bugliani e il Governatore Giani, ma stavolta torna in commissione non per bagarre politica,
ma perché la Corte dei Conti ha mosso un rilievo ulteriore negli ultimi giorni, nelle ultime ore, e quindi c'è semplicemente da fare un adeguamento normativo. Paradossalmente verrebbe da dire meno male hanno litigato Gianni e Bugliani, almeno non abbiamo già approvato una legge a cui dovremmo dovuto rimettere mano. Ecco, stavolta è semplicemente un passaggio tecnico. Va detto che è una legge che ha creato non pochi dissapori, non segreti ma pubblici, perché in aula hanno litigato più di una volta il Presidente e il Governatore. Ci sono degli aspetti riguardo a questa legge che non ci convincono, e soprattutto ci sono degli aspetti che sono stati segnalati essere maggiormente problematici. È necessario fare una legge che si attenga bene a quelle che sono le disposizioni di ordine superiore che ci vengono dati, ma soprattutto anche che facciano sì che ci sia una maggiore attenzione a quella che è l'attività dei dirigenti e alle loro nomine. Per questo credo che un ulteriore passaggio in commissione sia importante, anche con delle eventuali proposte emendative. Svolta nella selvicoltura in Toscana, con una proposta di legge al Parlamento che chiarisce il regime degli interventi, in particolare su boschi e foreste, e interviene sul codice dei beni culturali e del paesaggio per superare le difficoltà burocratiche legate all'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica. Noi abbiamo semplicemente chiesto, con la proposta di legge che è stata approvata, al Parlamento di intervenire non per fare cose particolarmente rivoluzionarie o per trovare soluzioni che vadano a penalizzare il bosco, ma semplicemente per tornare al regime che era vigente prima del luglio dello scorso anno. Una maggiore semplificazione, minori costi per le tante, spesso piccole aziende del settore che sono agricole o che sono artigiane, per consentire di poter rispettare quella che è la tradizione del bosco toscano, che è un bosco essenzialmente coltivato, che ha ovviamente le sue parti maggiormente pregiate, che sono oggetto di vincoli particolari, come quella dei parchi, che devono essere soggette alla paesaggistica, ma c'è tutta una parte, migliaia di ettari di bosco, che non sono soggetti ad un vincolo specifico, che sino a luglio dello scorso anno non richiedevano l'autorizzazione paesaggistica, che oggi invece vi sono sottoposte con aggravio di burocrazia e di costi. Il 9 di dicembre l'Aula del Consiglio regionale approvò due mozioni, una del gruppo della Lega, un'altra del gruppo del Partito Democratico, sostanzialmente con contenuto affine. Cosa si voleva? Si voleva che si riducesse i tempi e i contenuti della burocrazia che grava anche sulle aziende boschive. Occorre tenere presente che nelle aree di notevole interesse paesaggistico, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, occorre anche l'autorizzazione della sovrintendenza dei beni culturali. Guardate, quello che veramente nuoce alla economia toscana è l'eccesso di burocrazia. Noi oggi chiediamo al Parlamento di agire per far sì che queste aziende non siano più penalizzate, non debbano sottostare a questa autorizzazione. Ci sono già le dovute autorizzazioni. Ora occorre muoversi e far sì che veramente vi siano delle novità, perché per il momento ci sono degli auspici. Le imprese che operano nel settore boschivo, i boscaioli, li chiamiamo per nome, hanno bisogno di meno regole, hanno bisogno di meno burocrazia, hanno bisogno di meno fatica per poter fare il proprio lavoro. Pensiamo che l'autorizzazione paesaggistica per tagliare il bosco sia un eccesso di zelo di cui la nostra montagna non ha bisogno, perché è vero il contrario di quello che solitamente pensiamo, ovvero il bosco sta mangiando la montagna, mangia interi pascoli, mirtillaie, intere zone che prima erano appunto davano frutti di bosco, fragole, lamponi, more, mirtilli eccetera eccetera, che sono mangiati dal bosco anno dopo anno, perché il bosco sta arrivando sul crinale. E questo perché? Perché non ci sono più i pascoli, non ci sono più i pastori, non ci sono più le pecore, non ci sono più le mucche a pascolare. Evidentemente il bosco si impossessa di aree che prima erano appunto aree a pascolo.
Questo è vero, tanto è vero che sta aumentando la superficie boschiva in Italia e in Toscana. Che cosa succede? Danni e pericoli da un punto di vista idrogeologico, danni e pericoli da un punto di vista di incendio. Ci sono in questo momento decine di migliaia, per non dire di più, di piante in terra che sono cadute quest'anno sotto la neve e nessuno pensa a raccattarle. Creano un rischio idrogeologico, creano un rischio incendio. Sono state proposte in commissione due leggi, una regionale e una nazionale che sarà incardinata al Parlamento. La prima è naufragata semplicemente per illegittimità costituzionale, sarebbe stata impugnata, e anche per il fatto che il governo con l'ultimo decreto semplificazioni ha detto chiaramente che non si poteva andare nella deregulation come il Partito Democratico, ma anche il resto dell'opposizione ha voluto, ma serviva una semplificazione procedurale, questo sì, ma certamente non annullare le autorizzazioni che dovrebbero tutelare tutti i paesaggi di maggior pregio della nostra regione, dei quali ci vantiamo spesso quando andiamo a fare promozione turistica, ma che ci dimentichiamo di tutelare o addirittura cerchiamo di superare in qualche modo. Sono state date le giustificazioni più svariate che riguardavano l'agricoltura, l'interesse. Io ho visto soltanto prevalere un aspetto economicistico, soprattutto declinato in maniera molto disorganizzata e soprattutto che non va certamente a tutelare né la filiera del legno e né gli agricoltori, come loro vanno dicendo, parlo della maggioranza, ma che semplicemente andava in un'ottica di togliere delle regole, di non tutelare e che adesso vorrebbero estendere a tutto il territorio nazionale.